Della compagnia Carabinieri Venaria Reale. Okay. Allora, operazione antidroga da parte dei Carabinieri, cosa è successo? Quali sono i dettagli? Allora, l'operazione antidroga è iniziata con un arresto in flagranza avvenuto a fine del maggio del 2020, che ha stimolato un'attività di indagine per quanto riguarda la zona della provincia nord di Torino per alcune situazioni di spaccio da parte di sodali dell'organizzazione su questa zona della provincia in un periodo in cui eravamo in pieno lockdown. I soggetti si premonivano di alcune titolarità per poter circolare nella strada e poter passare inosservati ai controlli delle forze di polizia tramite l'utilizzo o di autovetture con lampeggianti destinate alla manutenzione delle strade, oppure regolarmente autorizzati in quanto titolari di un'impresa di pulizie, e fingevano di recarsi nei vari condomini o nelle zone limitrofe a tali condomini per poter fare lavori di pulizia che poi non facevano e di fatto smerciavano sostanza stupefacente. Ma quei condomini lì, cioè loro lavoravano comunque? No, non erano condomini dove loro effettivamente avevano il contratto, loro avevano realmente due imprese di pulizia regolarmente iscritte alla Camera di Commercio. Non abbiamo mai registrato attività di spaccio nei condomini dove loro realmente avevano avuto i contratti. Quindi era una scusa per potersi muovere in un periodo di lockdown e poter spacciare liberamente nelle varie piazze di loro pertinenza. Si può fare un bilancio di questa operazione che avete condotto da marzo a novembre? Allora, abbiamo eseguito 14 misure, di cui 11 in carcere, 3 obblighi di dimora, e sono state nel contempo sequestrate quasi 11 kg di sostanza stupefacente, sono state segnalate un'80ina di persone come assuntori di sostanze stupefacenti alla prefettura. E questo è il bilancio di un'attività limitata di 4-5 mesi fra osservazione sul campo e attività tecnica di intercettazione dei soggetti. Quante operazioni avete controllato, verificato in questo periodo? Quante abitazioni? No, quante operazioni, cioè una cinquantina diceva. Sì, allora abbiamo ottemperato a comprendere che sono state svolte una cinquantina di scambi di sostanze stupefacenti fra molti dei soggetti oggi arrestati e alcuni appunto dei soggetti che sono poi stati segnalati alla prefettura.